Ciao a tutti da Iota e bentornati su Project Wunderwaff. Ok, allora andiamo a ricercare subito lo Steel Mill, Melt Mine Resource oppure la Production Line. In produzione, Weapon Red Production e ok, iniziamo. Vediamo un attimo, Gold ore melting, posso smeltarli. Iniziamo con lo steel. Qui ho pensato di fare questa roba qua, di fare questo, un'altra di questa. Il problema è che però facendo così non lo so. Facciamo un po' di 1 e 2, poi 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo se riusciamo ad avere una sequenza. E vediamo un attimo, Steel Melt ce l'abbiamo. Quindi questo ci dà già qualcosa. Vediamo. Allora, se ne andiamo qua, sì, infatti ci dà le prefabbricate walls. Ok, insufficient mine steel melt, converto resource duck up in mine. Ok, le fabbricate walls le stiamo facendo un po' lentamente, quindi boostiamo un attimo. E nel frattempo arriva l'altro treno che scaricherà. Perché volevo fare un'altra miniera con... cioè un'altra produzione che abbia... Mettiamo qua che sono in pochi. Che abbia la produzione di questi infiniti. Però ho paura che poi è delle produzioni... è un'altra con questi. Con i muri infiniti. Ho paura che però facendo così e mi svuoto il magazzino e non avrò più poi cemento. Quindi forse questo bisogna farlo singolarmente. Allora, adesso possiamo costruire. Possiamo costruire lo steel mill. Occo Giuda quanto è grande! No, allora andiamo a mettere qua sotto. Vai! Converti risorse. Manage production, convert all of the resources you have extracted from mine. You remember our production hacks? Whenever you want to recall, press F1. Don't forget to plant your store location. Ok. E io ce l'ho qua. Qua noi storiamo questi. Quindi dovremmo incominciare a fare un'altra warehouse. Quindi un altro magazzino. Che lo facciamo, se lo riesco a trovare, perché non lo trovo. Ah, eccolo là. Questo qua dovrebbe essere. Sì, prefabbricate walls. Siamo sempre a corto di prefabbricate walls. Questo fa il coal. Ok, ce l'abbiamo. Gli mettiamo 4 persone a lavorare. Bello però. Beh, se... fai vedere. Quello spala, quello guarda. Ok. Cosa possiamo fare? Niente. Receipt, production, niente. Niente? Ma come niente? Ma che è? Ho sbagliato? Production line. Vediamo questo. Cioè, dovevo metterlo su... un giacimento? Non credo. Oh, qua? Oh, ancora abbiamo voglia. Vediamo un po', Perché... non si capisce tanto bene. F1 cos'era? F1 ci dà... le cose. Vediamo adesso. Cioè, è gigante sta roba. A meno che non c'è lo steel. Stone. Iron, copper.
Coal, copper, gold, stone, gold, gold, copper, copper, gold. No, non c'è, almeno. Uranium. C'è l'uranio. Ho trovato l'uranio. Uranio, stone. No, anche perché ci dice recip. Copper, copper. Non lo so. Io penso che sia una produzione questa, più che una miniera. Recip e production. Vabbè, non ce l'abbiamo. Ricevi. Ah, eccola qua. Facciamo l'oro con questa. Sì, iron melting, copper melting. Ok, tutte le fusioni. Ok. Mi ero un attimo spaventato. Per un pochino mi ero un attimo spaventato. Ok, vai. Facciamo anche subito questa. Che ci serve scienze 100. Scienze, se non sbaglio io. Questa che è finita. Questa è finito. Qua dentro cosa c'era? Non mi ricordo più. La scienza l'ho tolta io. Il coal? No, il coal ce l'ho qua. Questo cosa prende? Iron, stone, stone e gold. Rimuovi. Sì. Rimuovi. Quindi B. E andiamo a costruire un... Ma ci facciamo diretta la miniera qua? Sì. E quindi qui adesso abbiamo questo che ci converte il gold ore e il coal in gold. Ok. Vai, costruiscine. Perfetto, ci siamo. Possiamo costruire un po' di robe di queste qua, però mi sa che ne devo costruire un po' di più. Ora, di warehouse, io volevo farmene un'altra. Se le ha fatto le prefabbricate walls? Ancora no. Allora andiamo qua. Facciamo una produzione di weapon. Ci serve cemento 50 per fare quello. Questo lo possiamo fare. Peccato che non si possono mettere in coda le... come dire, le ricerche. Ok, cerca questo, che di scienze ne abbiamo tanta. Perfetto. Cioè, questo qua io potrei dirgli infinito alla fin fine, perché ci serve... Il gold ci serve infinito. Facciamone un po'. Questo... Uno e due. Vediamo se riusciamo a fare del cemento che ci serve per sbloccare, però ce ne serviva 40 se non mi ricordo male. Questo. Vai. Efficiente a metal processing. Questo che sta facendo? Coal. Manca di operai. Questo ha finito. Questo cosa faceva? Io non mi ricordo. Pietre forse? Non mi ricordo. Ok, va bene. Questo lo rimuoviamo. Sì.
Rimuoviamo anche tutto questo. Non si può fare cancel e rimuovere, no? Dobbiamo cliccare per forza il tastino X. No. Ok, allora abbiamo carbone. Queste sono le due stone, ferro, è il copper. Lui andava a prendere il copper, ne ho visto uno lì vicino. Oppure qua. Lo andiamo a prendercelo, ce lo prendiamo da qua. Allora, facciamo così. Copper, facciamo 1, 2 e poi produzione miniera, copper. Bustiamo un attimo e voilà, ok. Ma i sabotaggi non spuntano più comunque. Ho notato sta cosa, non so perché, forse perché abbiamo messo i soldati. Forse perché abbiamo messo i soldati. Che erano questi. Ah, qua dobbiamo produrre col 4, 40, 50. Questo facciamo un'altra sequenza. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anzi, togliamo questi. Facciamo solo cemento. E qui ci è spuntato il ferro. Lo facciamo con il coal, quindi bisogna produrre un sacco di coal. Infatti questa si è fermata. Quindi andiamo a recuperare un po' di coal. Questo cos'è? Coal, 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 coal. Ok, perfetto. B. Non questo, facciamo 1, 2. 1, 2 e andiamo in produzione. Mettiamo una bella miniera qua. Ci serve un po' di personale, però. Un po' di workers, di lavoratori. Allora, quartiere. Food ration. Ne stavo facendo le food ration, se non sbaglio. Quante ce ne servono? Quante ce ne servono? 70. Noi ne abbiamo 60, quindi in un altro ci siamo. Praticamente questo. Ottimo. Vai qua e costruisci. Nel frattempo a questo. Dov'è? Fermo, fermo un attimo. Fermo. Oh, è fermo. Facciamo così. Questo è così. Questo qua si è fermato perché non ha più oro. Questo qui sta producendo il coal. E qua sotto ci mettiamo 5 lavoratori e facciamo un upgrade di questo. Poi miniera, ok. Queste ancora sono piene. Questa ancora è piena. Io direi qua, se me lo permette, di fare così. Di fare un ascensore. Prefabbricate walls non le fa ancora. È di fare una di queste. E ci prendiamo questo oro qua. Oh, guarda qua. 1, 2, 3. Coal, coal, coal. Bello. Mi piace. Allora. Upgrade. Così ci dà altri 5. Tanti di energia e di acqua ne abbiamo in abbondanza. Ok, abbiamo altri 10 lavoratori. Andiamo un po' in giù. Ok.
Andiamo qui e qui gli andiamo a dare altri 5 lavoratori. Quindi abbiamo gold e gold, ok. Ah, ho visto qualcosa? No. Ok. Mi serve un warehouse. Prefabbricate walls. Quante? 20. Vabbè, certo, perché io non le sto facendo. 1, 2, 3, 4, 5. No, 4. Vediamo se le fa adesso. Ah, no. Si ferma. Non li fa. Fermi tutti. Allora. Cemento rebars. Come si fanno le rebars? Mi mancano le rebars a me. Queste qua. Fermi tutti. Iron plate, science, cable. Non so le rebars a cosa servono. Vediamo un attimo. Ah, attenzione, soldi porta. Update, subito. I soldati, aggiorniamo i soldati, subito. Allora, le rebars sono queste. Però non so come si facciano. Credo con il ferro. Credo con il ferro. Questo fa. Ne facciamo due. E vediamo qua cosa abbiamo. E andiamo al tier 2, però. Iron plate, scienza e cavi. No, Copper spool. I cavi come li faccio, scusami? Cioè, lui mi dice di fare i cavi, ma come faccio i cavi? Eh no, questo non lo posso fare completamente. Non lo posso fare a meno che ho sbloccato un qualcosa che io non ho messo. Ma non credo. Allora, 1, 2, 3, food, intelligenza, produzione, cemento. Cemento. Ah, sì, ok. Converte risorse da gap in mill, che è questa, la steel mill. Esatto. Production line, eccola qua. Servono le prefabbricate walls. Cacchio. Quante ne ho prefabbricate walls? Ne servono 20. Ma perché? Perché non mi fa vedere più il mio magazzino? Boh, vabbè, una volta ci faceva vedere quanto materiale avevamo, adesso non ce lo fa vedere più, va bene. No, si è proprio bloccato tutto, però. Non mi fa più vedere nulla. Cioè, non posso più andare qua? Ok. Ah, ecco. Va bene, è piccolo bug, ma tutto risolvibile. Questo cosa sta facendo? Sta producendo? No. Qui siamo bloccati.
Siamo bloccati, speriamo in un carico quindi che ci porta alle bars. 57 giorni, nessuna risorsa da diggare. Dove? Co dove però? Qua. Questo qua cos'è che faceva? Iron, sicuro. Ok, quindi questa qua possiamo rimuoverla. Rimuoviamo anche questo. B. Facciamo 1, 2 e 3. Miniera. No, volevo farne 3 io comunque. 3. Produzione. Sì, produzione. Miniera. Potevo fare. No, non ci arriva. Cacchio, peccato per quella production line. Va bene. Qualcosa c'è sempre da fare. Vai con l'iron. Che 636 kg sono pochi, ma va benissimo. Quindi. Vediamo un po'. 5 pezzi. R-bars. 5 pezzi. Vediamo se riusciamo. Perché ne vuole 15. Uno. Eh no, questo non parte. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Così questo qua va in linea e boostiamo un po' il tempo. Vediamo se arriva un carico di rebars. Un minuto. Eccolo qua, mo scarica. Allora, non lo so se ci dà le rebars. No, non ce l'ha date. Cacchio. Cacchio, cacchio, cacchio. Se non riusciamo a fare quello, come faccio a chiedere rebars? Così siamo bloccati. Siamo bloccati. Devo dire che mi sono fregato con le mie stesse mani? Miniera di coal. Miniera di coal. Quindi dovremmo fare tipo un salvataggio e poi un load. Proviamo allora, vediamo un attimo. Quit game, main menu. Però questo lo vediamo nella prossima puntata. Dato che dovremmo forse ritornare indietro di step, lo facciamo la prossima puntata. E vi lascio così in sospeso, in suspense per vedere. Così lo testo prima io, vediamo se è fattibile. No, non è vero. Lo vedremo proprio in real time insieme.
E perché credo di aver fatto un errore dove è impossibile continuare se... perché il treno non ci ha portato le barre, quindi non possiamo. Come sempre, spero vi siate divertiti e spero vi stia piacendo questo giochino. Lasciate un like o un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.